Governo italiano, io ho avuto parole di ringraziamento, oltre che per l'impegno che io e Beppe Sala ci abbiamo messo, che il mondo delle imprese ci ha messo, anche per il governo italiano. Si è mosso con grande intensità, da Enzo Moavero in su, diciamo, il Presidente del Consiglio ci ha messo la faccia, quindi il mio rammarico è proprio nei confronti della Commissione europea, perché è una decisione così importante. La mia impressione è che se ne sono lavate le mani calcolando di arrivare 13 pari per affidare il destino alla sorte, e questo non va bene. Un'istituzione che funziona non si comporta così, quindi una riflessione andrà fatta proprio sul sistema di governo della Commissione europea, dell'Europa. La critica all'Europa credo alla fine sia, anche da questo punto di vista, il tema più importante che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Sono deluso, ma anche c'è un sentimento di tristezza, perché è un po' il paradigma di questa Europa che non sa decidere, che non sa assumersi le responsabilità, che si affida alla sorte. Ecco, questo genera veramente un sentimento di tristezza, perché purtroppo siamo di fronte ad un Consiglio europeo, ad una Europa che appunto non sa assumersi le responsabilità e non sa decidere.